Amici, oggi voglio rompere il ghiaccio. Sì, parleremo infatti di surgelamento e congelamento. Vi darò ottimi consigli e andremo a sfatare falsi miti su questa tecnica di conservazione. Innanzitutto, chi di voi conosce la differenza tra surgelare e congelare? Sì, infatti amici, non è la stessa cosa. La surgelazione avviene solamente attraverso processi industriali e permette di abbattere la temperatura molto rapidamente, cosa invece che non potremmo fare a casa. Il congelamento è anche la tecnica più semplice per conservare i prodotti freschi. È praticamente quello che facciamo in casa quotidianamente. Patate, legumi, carne, pesce, frutta sono alimenti che possono conservare nel tempo, grazie alla surgelazione, inalterate le proprie molecole e anche il proprio sapore. Insomma, comprare alimenti surgelati non vuol dire perdere di gusto o perdere di principi nutrizionali. Vuol dire semplicemente avere a disposizione tutto l'anno frutta e verdura fresche. Il congelamento è ideale per pane e pizza. Perderanno un po' la loro fragranza, ma resteranno inalterati nel tempo. Ideale è anche per i cereali, quinoa, riso, farro, orzo. Dovete cuocerli al dente, ben scolarli e quindi congelarli riponendoli nel vostro freezer. Ragazzi, attenzione sempre alla temperatura del nostro freezer. Sia sempre a meno 20. Solo così facendo riusciamo a garantire una miglior qualità del cibo che andiamo a congelare, riducendo quindi anche la formazione di grossi cristalli di ghiaccio che andrebbero ad alterare la struttura molecolare del cibo. Amici, vado a congelare la mia spesa. Alla prossima!